Radio Pirata, la radio nella radio. Adesso parliamo invece di Radio CRC grazie ad una segnalazione di Gioacchino Stallone che mi ha fatto conoscere questa interessante realtà. È una radio, la nascita di CRC risale addirittura al 1957. All'epoca la radiofonia privata in Italia non esisteva e le radio non statali erano considerate radio pirata. Nonostante le difficoltà, iniziarono con un progetto pilota, cioè quello di produrre dei programmi radio di ispirazione cristiana e di approfondimento biblico da mandare in onda sulle radio estere che trasmettevano anche in lingua italiana. Il primo programma fu trasmesso in onde corte dalle frequenze di Radio Tangeri e 9 anni dopo i programmi iniziarono ad essere messi in onda sulle frequenze in onde medie di Radio Monte Carlo, che copriva gran parte del Mediterraneo ed era la più ascoltata in assoluto. Durante gli anni 70, con la nascita delle radio libere, il team di Verità Cristiana ha continuato a fornire alle radio locali italiane programmi di ispirazione biblica fino all'ideazione del progetto de Il Libro Più Letto durante gli anni 90. Questo programma è una produzione ancora oggi in onda su varie frequenze di network importanti come ad esempio Radio Cuore, Radio Blu, Radio Lombardia e tante altre radio locali. Ricordo anche molti anni fa in una emittente locale di Verona che appunto veniva messo in onda questo programma. Negli anni 2000 hanno iniziato a coprire diverse ore di messa in onda anche sul satellite insieme al Trans World Radio, l'organizzazione radiofonica internazionale che da oltre 60 anni promuove via etere la diffusione del Vangelo nel mondo in decine di lingue diverse. CRC è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 1990. Le decisioni editoriali vengono prese da un consiglio interno e attuate da uno staff di personale qualificato. Ad oggi l'opera è sostenuta completamente dai doni degli ascoltatori italiani ed esteri che decidono appunto di investire nel progetto. Il team coordina oltre un centinaio di collaboratori a livello nazionale. I progetti futuri includono l'espansione nelle attività attraverso ovviamente i new media come i social network e i siti internet e anche il rafforzamento della presenza in FM sul territorio. Quindi insomma, in bocca al lupo per questi prossimi e futuri nuovi progetti. Radio Pirata, la radio nella radio.